tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Svuota la spesa. Allora, oggi è domenica e c'è anche un gran sole qui da noi e quindi questa cosa mi gasa ancora di più. Andremo a fare la spesa settimanale. Io prenderò appunto le mie solite cose che mi servono, in più Loris prenderà qualcosina. Lui ancora, se magari ve lo state chiedendo, prende poco per il semplice fatto che tutte le cose che prima mangiavo anch'io le sta mangiando solo lui, quindi lui ha un sacco di cose ancora arretrate da mangiare, cose nel freezer, robe varie, insomma. Però a breve dovrà anche lui fare un po' di rifornimento perché ormai è oltre un mese che stiamo facendo la spesa per la dieta e sta comprando poco e niente, quindi diciamo che anche lui a breve dovrà iniziare a di nuovo a fare il rifornimento. Comunque io qui, come potete notare, ho tutta la lista delle cose che devo mangiare: pranzo, spuntino, cena, eccetera. Infatti, il mio modo migliore per fare la spesa, per organizzarmi la spesa, è guardare che cosa ho nella settimana e fare un conto veloce tra frigorifero e dispensa. Che cosa ho e che cosa mi manca. In questo modo non spreco nulla, non compro cose non necessarie e mi ritrovo sempre alla fine della settimana che sono in pari comunque. Perché ad esempio oggi non comprerò la frutta perché l'ho comprata, non mi ricordo se settimana scorsa o quella prima, comunque ho comprato abbastanza mele, le mele le mangio solo io, Loris non le mangia, essendo anche un frutto che dura molto la mela, non è un frutto che matura troppo, diciamo, ne ho ancora abbastanza rispetto ai grammi che devo mangiare, quindi tipo le mele, la frutta in generale non la comprerò, a meno che non ci sia tipo qualche frutto particolare che mi può piacere, tipo le more, queste cose qui. So che forse non è stagione, non credo proprio, penso sia verso l'estate, la stagione delle more, però io amo troppo i frutti di bosco in generale, quindi se li trovo li prendo più che volentieri. Cerco sempre di prendere le quantità per una settimana o poco più, non so. Tipo la carne non trovo mai 400 grammi, quindi ne prendo per di più. Infatti a sto giro non la prenderò la carne bianca perché ne ho ancora in freezer. Quindi questo è un consiglio che vi do, anche se mangiate normale, cioè se non siete a dieta, non state seguendo una dieta in particolare, stilare una specie di menu settimanale vi rende secondo me fare la spesa molto più facile, veloce, non vi fa spendere soldi inutilmente perché grazie ambulanza per passare proprio in questo momento. Ok, dicevo che appunto fare un menu settimanale, perché comunque bene o male penso che tutti sappiamo che cosa dobbiamo mangiare, quindi fare una specie così, ma anche una roba molto approssimativa, proprio per capire quante quantità mangiamo di tutto, ci permette di fare delle spese un po' più intelligenti. Poi dipende uno se va a fare la spesa ogni giorno, ogni 2 giorni, una volta a settimana, una volta al mese, non lo so, una volta al mese penso sia un po' difficile. Perché soprattutto le cose come frutta e verdura un po' faticoso farle arrivare a un mese, però diciamo che io mi trovo bene a fare la spesa settimanale, anche perché come vi ho detto più volte nei video in risposta ai commenti, il supermercato dove andiamo noi è molto, cioè molto no, però è abbastanza distante da casa mia, non è a 5 minuti, ci mettiamo più o meno, diciamo, dipende dal traffico, una mezz'oretta andare e una mezz'oretta tornare, quindi già un'ora, e quindi noi preferiamo fare la spesa per la settimana, che ci troviamo meglio. Oggi non so se andremo alla solita di Castenaso, quella dove andiamo noi, all'Extra Coop, Ipercoop, non ho ancora capito come si chiama, perché ho guardato lo scontrino, così per curiosità, e in alto c'è scritto Extra Coop, in sotto c'è scritto Ipercoop. O viceversa, comunque ci sono scritte tutte e due. Non so la differenza, se la sapete fatemela sapere nei commenti. Non so appunto se andiamo lì o se andiamo a Imola, perché visto che è domenica ed è una bella giornata, magari potremmo andare a Imola così facciamo anche un giro. Non ho idea, raga, sono sincera, vedremo un po' dove ci porta il cuore e il vento. Detto questo, io vi saluto e ci aggiorniamo dopo quando andiamo a fare la spesa e soprattutto dove andremo a fare la spesa, lo scopriremo tra pochi secondi. Allora, questa è tutta la spesa che abbiamo fatto. Allora, partiamo da qui. Acqua San Benedetto Eco Green, che già una è fuori e una è al suo posto e le stavamo mettendo via. Poi
Poi partiamo anche da questo che è nuovo ed è un detergente, come si dice, detersivo per la lavatrice. Abbiamo visto che Casa Coop è quello che in teoria conviene di più di tutti ed erano tutti uguali, c'erano vari profumi e tutto. Ho detto, boh, proviamo questo qua, capi colorati con additivo salvacolore, non lo so, così per provare. Poi abbiamo preso yogurt greco alla stracciatella per fare la ricetta, quella che avete visto l'altra volta, in teoria in due video fa, del tiramisù dietetico, che ho usato quello al cocco, ma visto che comunque si può usare qualsiasi yogurt greco, ho preso questo qui alla stracciatella che mi ispirava. E le dosi sono in teoria 100 grammi per fare quella ricetta, qua sono 170 però. Vabbè, ne userò un po', un pelo meno giusto per sfruttarlo tutto. Poi, solita passata di pomodoro, questa qui 100% italiana, ne abbiamo prese 4, esatto. Poi ho preso questi due fiori di salmone, che in teoria ne volevo prendere uno, ma visto che erano in sconto ne ho approfittato, perché in teoria costerebbero sui 6 euro e oggi in sconto costava 3 euro e qualcosa. E ho preso questi qui, due fiori di salmone, che sono già 200 grammi e appunto sono congelati, surgelati e poi si tolgono dal frigo e poi si cuociono. Qua c'è anche scritto come, o 15 minuti in padella o in forno, 25 minuti. Quindi niente, li proverò. E il salmone ce l'ho una volta a settimana, ci tengo a precisarlo perché il salmone so che è un pesce grasso, ma me l'hanno dato una volta a settimana. Poi passiamo di qua alla ricotta, questa è per me, mi sono trovata molto bene la settimana appena passata, a 300 grammi, visto che ne ho 150 alla volta e la mangio due volte a settimana, questo mi durerà esattamente una settimana. Mi sono trovata veramente molto bene questa settimana a usare questa ricotta qui, mi piace come gusto e al momento la preferisco ai fiocchi di latte perché è più soft, invece i fiocchi di latte hanno un gusto a seconda della marca un po' più acido o meno. Quindi preferisco questa, visto che ho o questa o fiocchi di latte, preferisco puntare alla ricotta in questo momento. Poi ho preso i soliti pomodori, questi ciliegino, che li sto mangiando sempre come condimento. Non so perché qua c'è un riflesso strano. Vabbè, spero non vi dia fastidio. Comunque lì, insomma, sì, come verdura mi piace molto. E quindi ho preso i soliti. Poi ho preso due di yogurt bianco intero, questo qua per colazione, perché da domani inizierò a provare una nuova colazione che non è nuova, è solo che ho cambiato il muesli che ho comprato anche quelli oggi così vi faccio vedere e quindi ne ho presi per sicurezza, tanto questi scadono tra tipo un mese, quindi non c'è fretta. Poi passiamo di qua, abbiamo preso il rifornimento di aglio, che lo stiamo per finire, tutti questo marchio, la drogheria, origano e qua basilico. Abbiamo preso, no, rosmarino, scusate. Abbiamo preso questi tre perché li stiamo per finire, cioè sono quasi finiti, quindi abbiamo detto prendiamoli e ci troviamo bene con questo marchio perché ci sembra la Coop quello con miglior, diciamo, rapporto qualità-prezzo. Poi questa ricotta è per Loris, che era anche scontata almeno 50%, e è la ricotta di Romagna col latte Cesena, di Cesena. Ero tentata di prenderla perché costava un po' meno e tutto, però visto che queste in teoria hanno scadenze brevi, ho detto no, non voglio aver l'ansia, visto che io non la mangio tutte in una volta, ho detto preferisco prendere altro. Poi ho preso di nuovo l'albume, questo che è da 1 litro praticamente, e così mi ci metto a fare altri pancake, che ormai li ho finiti, mi sembra che ne ho solo uno. Questo una volta aperto bisogna finirlo, quindi diciamo che bisogna usarlo entro 2 giorni, quindi mi ci metterò lì un giorno, mi farò dei gran pancake. Però una volta che, cioè finché non è aperto, però in teoria può durare diverso tempo, credo. Quindi comunque è comodo, cioè vedete la scadenza è marzo, 21 marzo 2022, che è tra un mesetto, però una volta aperto dura veramente poco, quindi se lo prendete ricordatevi questa cosa, però questo conviene molto di più rispetto agli altri albumi con meno grammi. Poi passiamo, allora facciamo che passiamo di qua perché sennò io non ci arrivo. Allora, questo è sempre roba per Loris, sono cotoletta di pollo alla paprika, questo mi sa che è un bel po' piccante, no, però non è detto che sia piccante perché la paprika piace anche a me,
Dipende che paprika è. Se è la paprika classica, forse sì, se è la paprika dolce già è più fattibile. Comunque sempre col buon fine, meno 50. Lui praticamente ha preso tutta roba così e ci sta, ne ha prese tre. Questi poi li metteremo un po' in freezer, un po' in frigo. Poi abbiamo preso i fusilli, due pacchi, perché settimana scorsa, soprattutto Loris, perché la pasta la mangio sempre due volte a settimana, tra cui stasera, però lui in questi giorni l'ha mangiata spesso, quindi abbiamo detto vabbè, prendiamoli due pacchi per sicurezza, che non si sa mai. Poi ho preso questo che oggi è in sconto, Vernel, che so che è un buon marchio per gli ammorbidenti, Desiderio di Rosa Aromatherapy, e adesso lo apro insieme a voi perché sono curiosa, perché non ho sentito com'è l'odore. Ok, è molto molto chimico. Non è male, ma è molto molto chimico. Però in teoria questo dovrebbe essere concentrato, esatto, quindi ne basta poco, quindi vedremo. Era in sconto, allora abbiamo detto prendiamo questo, visto che il mio fabuloso al cocco sta per finire. Poi queste cavolatine per me, queste sono delle Chicles, i Vivident Blast, perché a me piacciono molto di più le Chicles con dei gusti particolari piuttosto che quelle classiche, quindi purtroppo la Coop non è che ci sia questa gran scelta, come poi tutti i vari centri commerciali non è che abbiano chissà quanta scelta. E ho preso queste qui che sono fragole lime, se non sbaglio, esatto, strawberry lime, sono buone, niente di chissà cosa, però almeno sono buone, sono particolari. In più ho voluto provare queste Big Bubble con succo di frutta e vitamina C, che non le ho mai sentite, cioè non so che gusto abbiano, quindi sono molto curiosa e so che forse per la dieta non sono ottime queste cose, però secondo me se ne mangiate una ogni tot non dovrebbe succedere niente di che, almeno credo. Qui un'altra cotoletta, sempre di Loris. Qua un pezzo forte di questa spesa, la tisana emozione al cacao, cacao, cocco e caramello, che mi ispira un sacco, che poi se non sbaglio mi sa che è quella che ho già, o forse quella che ho già è solo cacao cocco, oddio, sapete che forse ho ricomprato la stessa, non lo so, dovrei provarla, perché vabbè, a me mi piacciono queste qua delle Angelica un po' particolari, c'era un'altra che mi ispirava, però c'era la cannella che non è una cosa che amo, oppure c'era un'altra con l'arancio che non so se mi può piacere, quindi ho preso questa, però ora che ci guardo paura che sia uguale a quella che ho già, vabbè, dopo controllerò e vedremo. Poi ho preso due insalate normali, lattuga, così imbustate, perché come vi ho spiegato nello scorso cosa mangio in un giorno, se l'avete visto, purtroppo io mi trovo male con l'insalata normale, perché io non ne mangio tantissima, soprattutto la mangio col tonno, e quella una volta tipo tagliata già dopo poco si rovina, poi bisogna star lì, togliere tutta la terra, quindi vi dico la verità, per le poche volte che mangio l'insalata, queste cose secondo me vanno più che bene, e so che magari si spende un po' di più, che c'è un po' più di plastica, però almeno è pronta all'uso, come c'è scritto, in 2 secondi mi mangio l'insalata, quindi mi spiace, ma a volte ho bisogno di zero sbatti perché sennò strippo. Poi abbiamo preso qua questo qui che non so cosa sia, lo scopriamo insieme, sempre di Loris, lui si è preso perché mi è tutta roba in sconto. Questo polpettino e cipolla caramellata scamorza. Ok, questa è una cosa che a me non piacerebbe molto probabilmente, però ci sta, va bene, ci può stare. Poi questi sono i muesli che ho preso a sto giro, perché non so se vi ricordate quelli scorsi della Kellogg, se non ho mai capito come si dice, oppure se sono due brand diversi, non lo so. Comunque ho fatto il confronto degli ingredienti, perché comunque io di solito ci guardo, però ultimamente col fatto che avevo la dieta c'è già fatta, non è che stavo troppo a guardare, ho fatto il confronto tra i vari ingredienti ed erano praticamente uguali, oppure cambiava di pochissimo, e anche questo comunque ha il cioccolato fondente e nocciole come l'altro, però questa a differenza dell'altro non è fatta a granola ma così con i fiocchi, che secondo me mi piacerà molto di più. Quindi io magari glielo chiederò al nutrizionista se posso, perché sinceramente preferisco molto di più questi. Non lo so, proprio così alla vista, in più costano meno, ce ne sono di più, invece quelli là, boh, non lo so, non mi ispiravano tanto. Quindi domani mattina penso proprio che farò colazione con questi qua. Poi ho preso delle carote perché le ho finite, quindi queste sono molto comode sia quando hai un attacco di fame, sia quando non sai che cosa fare di verdura, vuoi una cosa veloce, questa te la peli, te la mangi così. E quindi per me le carote sono un salva dieta, diciamo. Poi ho preso questo qui per me, di solito
il latte vegetale lo prende Loris, sapete che me lo fa impazzire, però ho voluto ridare un'altra possibilità a questo al cocco, visto che l'ho assaggiato tanto tempo fa e non so se era dell'Alpro o di un'altra marca, perché secondo me su questo la marca fa la differenza, almeno ho notato, e l'Alpro secondo me è un marchio molto buono ed era anche in sconto, ultimamente è sempre in sconto, non so perché, spero non stia fallendo perché sennò mi dispiace per loro. E ho preso questo al cocco perché appunto nella ricetta di tiramisù in teoria c'è il latte di cocco e non mi ispirava nessun altro latte. Ho detto ascolta, ma a me il cocco in teoria piace, diamogli un'altra possibilità e quindi vedremo, e magari lo sfrutterò anche per il caffè, queste cose, visto che cioè comunque per fare il tiramisù me ne basta veramente pochissimo di latte, ma ho detto vabbè, prendo questo grosso, poi vedrò di sfruttarlo e vi farò sapere se poi mi piace. Poi arriviamo alle ultime cosine, ovvero qui ho preso queste fettine per cotolette, che vabbè io non le userò ovviamente per le cotolette, però è bovino adulto, quindi l'importante è quello, e ho preso da 5,35 grammi, che praticamente sarebbe tipo 5,40, sarebbero tre volte, quindi un pelino meno dovrò fare, e già stasera mi metto a dividerle e a metterle in freezer, così sono a posto, perché mi piace avere già tutto fatto, già tutto pesato, così non devo pensarci dopo quando ho fame, quando devo fare le cose. Poi ho preso qua la fesa di tacchino, c'è da 50 grammi, questo è, diciamo che come gusto preferisco il prosciutto crudo, però ne ho solo 100 e questo mi sazia molto di più, quindi ho preferito prendere questo. E poi ho anche preso il Dietetic, questo qui ormai da anni che lo uso, lo zucchero normale non mi basta, cioè dovrei mettere tipo 3-4 cucchiaini di zucchero per essere a posto con lo zucchero, e invece questo mi 2-3 gocce già mi basta. Poi vabbè, qua c'è scritto senza conservante, aspartame, glutine, non so, magari ci avrà delle altre schifezze dentro, perché c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, però io raga mi trovo bene con questo. Poi uova, che stavamo quasi per finire. Pomodori, ho preso anche questi più grossi, che sono quelli che costano un po' di meno, e ho detto boh, proviamo, li ho presi tutti e due, visto che tanto ne mangio sempre. E come ultima cosa, ma non per importanza, le fette biscottate integrali, che a forza di far colazione con le fette biscottate, far quello e quell'altro, le avevo finite, così appunto ce le ho. E questa direi che è tutta la spesa, manca solo una cosa che si è già mangiato Loris, anzi no, la faccio vedere che è qua. Ecco, Loris si era preso anche questo che si era già mangiata un po' ed era una specie di crescenta focaccia, così, e anche questa col buono, quindi se erano due, già una se ne è mangiata e questa è già un po' morsicata, ovviamente roba che si mangia lui perché non posso, che sono a dieta. Comunque andiamo al pezzo forte, che come sempre è il prezzo, e ho pagato 78,36 euro per tutta questa spesa, che secondo me ci sta, assolutamente. Voi che dite? Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa spesa, se voi avete già provato qualcosa che noi non abbiamo ancora provato e se sapete darci un po' delle indicazioni. Io come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione nel caso non foste ancora iscritti. Ci vediamo super presto con un altro video, quindi alla prossima e ciao a tutti!